corso incideva sempre, ma quando si trattava di partire dal primo minuto, assolutamente indecente. Sì, sì, Era un sì. problema dei marocchini, forse. Ma no, non lo so, questo non saprei proprio che dirti. Arriva la notizia, arriva Alberto con una delle sue notizie. Vai, Alberto. Allora, come tutti sappiamo, comincia Rio 2016, no? Sì. I giochi olimpici, un re Pelé, il re Pelé, non ci sarà presente alla cerimonia di inaugurazione per problemi di salute. Questa è Così. una brutta notizia. Vabbè, quanti anni ha già Non so, ma parecchi, insomma. Eccolo Enzo Arantes do Nascimento? là, avete sentito, insomma, il nostro Alberto ricordare per intero il nome del grande e mitico. 75 anni, direi. 75? Ti dico subito, aspetta che Te guarda. dico subito, eccolo, te dico subito, giustamente, te dico subito, interviene. Quanti anni ha esattamente? Alberto va a cercare quanti anni ha il nostro mitico. Senti, invece, caro il mio Francesco, ti faccio, prima di andare, prima poi tu alle 22:30 ci devi lasciare, e in quella. Oh, vedi che bella! Sto a mezzo Oh, servizio. ma che spettacolo! Ma certo, guarda, il nostro Pep ci ha mandato un messaggio dicendo che si è liberato Oh. e quindi che poi lo possiamo poi contattare, e quindi sentiremo anche lui magari con cose più interne al mercato, perché poi lui è bravo e si occupa anche e bene del mercato. No, ti volevo chiedere. C'è stato oggi questo sorteggio, no? Perché poi noi guardiamo, ecco Alberto che ci viene a dire. Ci aveva ragione il Petiso. Il Petiso ci aveva ragione. sì, Pelé è nato a Tres Corazones, sì, Tres Corazones, il posto quello, Sì. il 23 ottobre 1940, Ui. così che ora ottobre dovrebbe fare 76 anni. Ecco. 76 anni. Senti, allora torniamo alle cose appunto del Barça. No, ti volevo chiedere, oggi è stato il sorteggio Sì, l'ho seguito. dell'ultimo preliminare, gli spareggi, oggi si chiamano spareggi, dice, perché a noi interessa poco, giustamente, però poi alla fine ci interessa perché queste squadre entreranno poi. Diciamo, quelle che passeranno questo spareggio entreranno nell'otto delle squadre che possono essere sorteggiate. E col nuovo meccanismo della Champions League, che vede nella prima fascia, nel primo bombo, Nella prima direbbero, fascia per i l'urna, vincitori ecco, dei campioni. urna in italiano, il bombo. In spagnolo, per capirci, le squadre campioni, quindi ci sarà il Barça, ci sarà il Leicester, quindi noi non affronteremo il Leicester, non ci può capitare il Leicester, ci sarà il Bayern Monaco, ci sarà lo Sporting Lisbona, no, scusate, no, Sporting Lisbona no, perché è arrivato secondo, ci sarà il Benfica, ci sarà Juventus, appunto. Ci sarà il Paris Saint-Germain, ci sarà il CSKA, ci sarà la Dinamo Kiev, ci sarà il PSV Eindhoven diciamo nella parte più alta, il Basilea, eccetera. Oh, e quindi ti volevo chiedere questo: queste squadre qua che si vanno ad affrontare, qual è quella che ti affascinerebbe più? Insomma, che tipo, non lo so, parlo del Celtic. O il Salisburgo, la Dinamo Zagabria, o questa squadra sorpresa, il Dundalk, che è una squadra, la campione d'Irlanda. Qual è di questi campioni che ti affascinerebbe più avere nel gruppo del Barça? Il Dundalk sarebbe una bella novità perché mi sembra che di squadre irlandesi non sia arrivato quasi mai nessuna in questa Esatto. fase, diciamo, della Champions.
anche se non so quanto, cioè, possa essere affascinante, perché comunque, diciamo, sarebbe il ballo della debuttante, però al fine di avere una gara spettacolare probabilmente si assisteremo ad un Davide contro Golia. No, sarebbe un bel prestigio per loro venire a giocare al Camp Nou, sicuramente. Ma a me comunque piacerebbe anche la sorpresa questa qui, Max, la Hapoel Beersheva. Si è fatto fuori l'Olimpia, cosa del campione, sì, di Israele. Sì, esattamente. Che però affronterà il Celtic, Celtic di Glasgow, esattamente. Però sarebbe una bella sfida la Hapoel Beersheva, anche perché di israeliana in Champions, manca che se cioè, non ne vedo una dal 2008, sì, mi sembra, no, dal 2009 mi sembra, 2010. 2009, esatto, Max. Sì, l'anno che facemmo il triplete col Pep. Sì, c'era il Maccabi Haifa, sì, sarebbe una sfida interessante. C'è più questa che, diciamo, delle oramai solite Pearl Den, Ludogorets, che oramai... Se diciamo si vede che hanno già partecipato una volta alla Champions, e quella è quella è il loro target. Però se proprio vogliamo parlare di sfida top, anche al, non so in che fascia sarà, però sicuramente non la prima, per un fatto di chi siede in panchina, vorrei il Manchester City. Beh, certo. Alberto? Allora, sarebbe quella la sfida ancora più affascinante. Vabbè, però cerchiamo di evitarlo il Manchester City. Intanto questo lo dice il periodico di Barcellona, che sì, la stampa argentina insiste, assicura che Leo Messi sarà presente nella partita contro l'Uruguay della nazionale argentina. E il Candò. No, ma quella io stavo leggendo Alberto su Mundo Deportivo, che giocherà pure il mondiale. Sì, Alberto, questo sì, esattamente, giocherà pure il mondiale. Però aspettiamo, perché Leo ancora non ha parlato. Non ha parlato, non ha detto niente. Vabbè, una notizia che riguarda il Camp Nou. Sì. Avrà nuove voci per la prossima stagione. Esattamente. Uno sarà Alex Santana e l'altro Carles Bich, figlio del deceduto Manel Bich. E loro saranno gli speaker dello stadio. Da quello che ho capito, il figlio di Manel Vic, figlio di Vic. Di Manel. Sì, figlio di Manel, però farà solamente il gamper e la prima partita di campionato. Poi ufficialmente sarà Santana. Santana, no? Ma si va, dice Santana, che lavoreranno insieme, non so. No, come, da quello che leggevo io. Non so come sarà il tipo di collaborazione. Vic farà, il figlio di Vic farà il gamper e la prima di campionato, e poi sarà Santana che sarà Santana, proprio, sì, il nuovo speaker che è proprio uomo del mestiere. Beh, certo, indubbiamente. Noi non sappiamo quello che fa nella propria vita il figlio di Manel Vice, insomma. Però è un grande, giusto ricordare questo grande barcellonista che ci ha accompagnato. Insomma, io l'ho conosciuto 17 anni fa, la sua voce, la voce amica, 7 anni fa, quella voce amica, esattamente, sì. Esattamente. Allora sono le 22:28. Io vorrei ricordare due cose importanti. Allora, la prima, dare un saluto a un nostro grande socio della Peña Blaugrana Roma, cioè il grande mitico, che non manca mai, Massimo Castellano, che insomma, ciao Massimo, che ci ha scritto anche oggi e ci sta ascoltando. Pazienza, Massimo, esattamente. Massimo Castellano, oltre ad essere un nostro socio, insomma, è anche un grande peluchero, no Alberto? È anche un grande parrucchiere, perché insomma, per chi sta a Roma, per tutti i nostri amici culè di Romani, insomma, a Via Oleano Romano 39, zona Villa Gordiani, sulla Prenestina, il nostro amico Massimo Castellano ha un bellissimo salone insomma, di parrucchiere unisex e anche estetista, si chiama ovviamente Ribelli, caro, esatto, caro mio, di fronte al parco lì, esattamente, per chi conosce come noi la zona, insomma, il nostro mitico grande
Massimo Castellano, insomma, col suo salone parrucchiere unisex estetista Ribelli in via Olevano Romano 39, zona Villa Gordiani sulla Prenestina a Roma. Quindi tutti. Morgan, senti, sarebbe castigliano. Castigliano in spagnolo. In spagnolo, sì. No? Perché è la Castiglia. Esattamente. Forse c'ha l'origine napolitana. Beh, lui sì, e lui è di Caserta. Esattamente, perciò. È un po' più a nord di Francesco. Ecco. Esattamente. Sì, un po' più ad andare verso Napoli città. Verso? No, un po'. Diciamo, da dove sto io, più andare verso Napoli città. Ah, ecco, esattamente. E quindi dicevamo, per chi insomma vuole provare da Massimo Castellano, poi l'avete visto, ha inondato Facebook con la sciarpa Dai e Barza, che è l'omaggio agli iscritti alla Pegna Blaugrana Roma. Allora, comunque di per la par condicio, sì, diciamo che la Campania è al terzo posto, sì, per avere persone che di cognome fanno catalano, cioè quindi facciamo da contrastare un po' a Castellano. Senti, ma catalano, non catalani, vero? Catalano, no, 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 perché sai, singolare, perché io il mio secondo cognome è Catalani, vabbè. Al plurale. Plurale. Che mia madre fa Catalani. L'ordine dei fattori non altera il prodotto. Esattamente. Allora, invece, l'altra cosa che vi segnaliamo, e ci segnala invece il nostro grande Francesco Lumbrì, che salutiamo fino a Barcellona, è una cosa insomma, che cade domani 6 agosto, perché il 6 agosto di tanti anni fa, di ben 80 anni fa, esattamente, caro il mio Alberto, vuol dire nel 36. Vuol dire nel 30, sei, nel 36. Nel 36, esatto, è quello che sto cercando. 1936. Esattamente, no, sto cercando di non sbagliarmi, che è il 36 o il 37. Comunque veniva ucciso il presidente del Barça, Suñol. Ah, Suñol. Esatto, il 6 agosto del 1936, perfettamente, sulla Sierra de Guadarrama. In Castiglia, a nord di Madrid, veniva fucilato dai fascisti di Francisco Franco, dalle truppe franchiste, il presidente del Barça e deputato, legittimo deputato della Repubblica Spagnola, eletto dal popolo con la lista di Esquerra Repubblicana per Catalunya. E veniva fucilato e ucciso il nostro presidente Josep Suñol. E il presidente Suñol, insomma, appunto fa 80 anni, e giustamente Francesca ci voleva far ricordare questa data, che è importante per il barcellonismo. Noi qui abbiamo ricordato a gennaio come il club, questa giunta direttiva si sia spesa molto per ricordare Suñol con un bellissimo documentario, e quindi insomma ci sembrava proprio il caso di ricordarlo domani. Io invito tutti quanti i tifosi culé di lingua italiana di postare un ricordo del presidente Suñol, perché questo è un club che fa anche della memoria la propria esistenza, il proprio futuro. E ricordare un presidente importante come Suñol, un presidente molto progressista, perché nel bellissimo documentario che io ho potuto vedere, come tanti di voi l'hanno visto, sia in lingua catalana che in lingua castigliana, prodotto dal Barça, una cosa era importante: il presidente Suñol era un grande modernizzatore, un grande progressista, un uomo di grande cultura, un avanguardista, un uomo di grande cultura e un uomo che non aveva paura della modernità e che cercava anche di veniva da una classe privilegiata
privilegiata, era un ricco, un borghese, un imprenditore, ma che voleva comunque...